a tutti, sono Beatrice, molti voi mi conoscono e sono qui con Luca che sta facendo le riprese e con Ted e Lisi che vedete qui vicino a me. Io e Luca dopo il viaggio a Shasta abbiamo continuato verso San Francisco e poi siamo arrivati a San Diego, più precisamente a Encinitas, dove siamo qui a incontrare i vari membri dell'entourage di Cryon. E adesso ci troviamo nella Suami Beach, che è una spiaggia molto famosa della costa della California. È un posto davvero magico e oggi siamo qui con Deb DeLisi che ci racconterà un po' del suo lavoro e soprattutto di un progetto molto speciale, di condivisione dell'amore sul pianeta, che è una cosa importantissima in questo momento. So Deb, I introduced yourself Thank you, and grazie. I told to the Italian public that you are going to talk about your project. It's a project of spreading love on the earth. That is a very important thing at this moment, at this point in time. Yeah, and I'm really excited to be here with you and Luca. It's very special because this is the part of San Diego where I started my Abundant Love project. Allora, io sono molto felice di essere qui con te e con Luca, soprattutto in questo luogo che è la parte di San Diego dove ho iniziato, dove questo progetto del Abundant Love Project, che in italiano potremmo chiamarlo il progetto dell'amore in abbondanza o amore abbondante, è iniziato proprio qui su questa spiaggia. So the project started in, it was like late 2014 after my daughter Kate died. Il progetto è iniziato alla fine del 2014, dopo la morte di mia figlia Kate. And you know, when you go through something like that, a life-changing tragedy, you have to kind of find yourself again. E quando si attraversa una cosa del genere, una tragedia che ti cambia la vita, devi ritrovare te stessa nuovamente. So I live near the beach and I would come out here and walk, and the beach is abundant with all these gray stones. E io vivo vicino alla spiaggia, vivevo lì anche allora, quindi venivo a fare dei giri spiaggia e la spiaggia ha un'abbondanza di bellissime pietre. And I found my comfort in just walking the beach and picking up the stones and looking at them as my friends. Io stavo molto bene, trovavo conforto camminando lungo la spiaggia, raccogliendo le pietre e tenendole con me come se fossero amici miei. I started bringing them home with me. And at first I drew faces on them and I gave them names. They were my friends. E all'inizio le portavo a casa e com ho cominciato a disegnare dei volti su di esse e davo anche dei nomi alle pietre perché erano davvero mie amiche. And I lived in a really small apartment and it was getting too full of the bigger stones, so I started bringing home little ones then. E all'epoca vivevo in un appartamento molto piccolo, quindi le pietre grosse stavano diventando un po' ingombranti, quindi ho cominciato a portare a casa pietre molto piccole. And all this time I was connecting to my daughter Kate and the love that I had for her, and I had nowhere to put that love anymore. E in tutto questo periodo io costantemente ero connessa a mia figlia Kate e sentivo tutto questo grande amore, questa abbondanza di amore per lei, ma non sapevo dove metterlo, dove canalizzarlo. So I brought the stones home, and because I'm an artist and I like to doodle, I started drawing hearts on them, like this. These were the stones that I started making in my living room. Quindi portavo a casa queste pietre, dato che io sono un'artista e mi piace molto fare schizzi e disegnare, ho cominciato a creare immagini artistiche sulle pietre come questa e questo è quello che facevo nel mio salotto in questo periodo. And I was making them not for art, but with a purpose of hiding them after I made them for a stranger to find. E ho cominciato a fare questo, non le facevo per creare arte in sé, ma mi è venuta l'idea di nasconderle in vari luoghi dopo averle disegnate, così che le persone potessero trovarle. So I would draw my design on the front, and on the back I wrote, "You are loved." Quindi sulla parte davanti io facevo il mio disegno e dietro scrivevo una frase, tu sei amato, tu sei amata. And I left them with these notes that I wrote, and the note
I'll let you read it in Italian then. Yeah, maybe you can read it in English as well, yeah. Okay. It says, for someone very special, you. You are receiving this handmade stone as a gift because you are loved. Someone made this just for you. Make a wish holding your gift and know that you are a treasured gift to many others. If you would like to know more about where this stone came from, you can visit the Abundant Love Project on Facebook. Post your stone and story and inspire others. E quindi io poi ho scritto questo bigliettino che lasciavo legato ad ogni pietra con un elastico. E il bigliettino dice, per qualcuno molto speciale, tu. Tu stai ricevendo questa pietra dipinta a mano come un regalo, perché tu sei amato, tu sei amata. Qualcuno ha creato questa pietra proprio per te. Esprimi un desiderio tenendo questo dono in mano e sappi che tu sei un dono molto prezioso per molte altre persone. E in fondo c'è scritto, se vuoi saperne di più di questa pietra e da dove viene questa pietra, visita su Facebook The Abundant Love Project. E posta la tua storia e la tua pietra, l'immagine della tua pietra, per ispirare le altre persone. And so it kind of helped me feel alive again, really. Doing something to help others helped me help myself. E questa cosa mi ha aiutata a tornare in vita di nuovo, a sentirmi viva nuovamente. Quindi fare qualcosa per gli altri mi ha aiutata di nuovo a aiutare me stessa. And you know, it also helped me because I realized that not everybody is always having a joyous day 100% of the time. And one little kind act can be like a million hours of kindness for somebody. E questo mi ha anche aiutata a comprendere il fatto che per la maggior parte delle persone una giornata tipo magari non è piena di gioia costantemente durante tutta la giornata. E quindi mi sono resa conto che un piccolo atto di gentilezza verso gli altri può significare davvero molto. And I like to say that, you know, as human beings, we always overestimate what we can do in like a week or a month. We always overestimate it. We never get everything done. But we always underestimate what we can do in a moment. E un'altra cosa che vorrei sottolineare è come esseri umani forse pensiamo di poter fare veramente tante cose in una settimana oppure in un mese, ma in realtà riusciamo a farne molto di meno. Ma quello che invece a cui non diamo molto valore è quello che possiamo fare in un istante, in un momento. And so with these I would take the notes and we have them in all languages, including Italian, and I fold it up. It looks like a little letter. Oops. E quindi con questi bigliettini quello che facevo era piegarli come se per creare una piccola busta, una lettera, e comunque ci sono in tutte le lingue, anche in italiano. And then as you see I put a little rubber band around it so they stay together. And then I just will leave it and hide it somewhere in a public place and someone finds it and it makes their day. E quindi quello che facevo poi con un piccolo elastico, come vedete, adesso ci provo anch'io, sotto, quindi nella parte indietro, legavo la, let's see if I can do it, il messaggio con la pietra in questo modo e poi la andavo a mettere, la nascondevo in un posto pubblico così che qualcuno potesse trovarla e questo potesse rendere la loro giornata molto più positiva. Yeah, so people started finding them, posting pictures, groups in different countries, individuals started making them, bringing them as they traveled and leaving them everywhere. Quindi le persone hanno cominciato a trovarle e a mettere le foto e le loro esperienze sulla pagina Facebook. E poi sempre più persone hanno cominciato anche a crearle loro stessi e a portarle con loro nelle loro città, nei loro viaggi. Quindi un po' in tutto il mondo questa cosa si sta allargando dal 2014. And the stories that people posted, it just confirmed that
just finding this little stone was like the universe leaving a personal message for you, letting you know that you're loved. And they always arrive at the exact moment that you need them. Sure. Yeah. E in pratica le persone che poi hanno cominciato a condividere le loro storie di come l'hanno trovata e delle loro reazioni hanno confermato il fatto che era come se fosse per ognuno di loro un messaggio personale dall'universo, e un messaggio del fatto che ognuno di noi è amato. E le storie hanno confermato anche che le pietre arrivavano proprio nel momento esatto, con una sincronicità perfetta. And so on the Facebook page, the very first post at the top has a video. It shows you what pens, paint pens to use, and I buy them on Amazon. Yeah. So you could say that. E sulla pagina Facebook, come primo post che rimane sempre in alto, troverete una descrizione video pratica che vi farà vedere che tipo di penne utilizzare. Mi viene da pensare che siano un po' come gli Uniposca. Deb le compra su Amazon, quindi ci sono alcune spiegazioni tecniche. And then give you a link to where the notes are in all different languages. Everything you need to get started on the video is on the video, and links on the first post on the timeline. Okay, yeah. Quindi ci sarà questo video di spiegazione e poi ci saranno dei link che vi porteranno alle varie versioni nelle diverse lingue del bigliettino, che quindi potrete stampare. Ci sono tutte le istruzioni in alto sulla pagina Facebook che vi daranno le idee su come cominciare. So the page, it started, I put up the Facebook page in July 2 years ago, and there's over 7,300 people all around the world making stones now. E la pagina Facebook l'ho creata a luglio, 2 anni fa, quindi 2015, e adesso ci sono più di 7,300 persone che la seguono e che hanno cominciato a diffondere questo progetto di amore e di consapevolezza in tutto il mondo. So it's fun, and it's also kind of addicting to do something nice for somebody, and you don't have to know who you did it for, and they don't have to deserve it. You don't even know if they deserve it. They're just sending out love. E quindi diventa poi una specie di cosa che veramente volete fare molto con costanza, perché fare qualcosa per qualcun altro davvero vi cambia la giornata, e non dovete neanche sapere per chi la state facendo, se la meritano oppure no. È proprio un progetto di gratuità, di donare amore. Yeah, so maybe in a few minutes we'll go and hide one of these for someone to find. E quindi forse tra qualche istante andremo a nascondere una di queste pietre così che qualcuno la possa trovare. Yeah, so thank you. I'm happy to share with you and tell you about how this got started and how other people can join in so easily. Yeah. Something small but powerful. Yeah. Quindi sono molto contenta di aver avuto l'opportunità di parlarvi di questo progetto e di come è iniziato, e spero di poter ispirare altre persone a far parte di questo progetto. È un qualcosa di molto piccolo che sta nel palmo di una mano, ma molto potente. So thank you. Thank you. And the sun came out. Adesso è uscito il sole, e volevo ricordarvi che Deb, oltre a questo progetto, è un'artista che è molto connessa alle nuove energie, e come molti di voi sapranno, a settembre lei lavora con la geometria sacra. Ci sarà una serie di webinar tradotti da me in italiano e organizzati da Luca sulla geometria sacra e il suono. Per se siete interessati, chiaramente contattate come sempre Luca, che metterà tutti i link online. Io sono davvero molto onorata di essere qui con Deb e di fare parte di questo progetto che trovo fantastico, e spero che anche tutti noi in Italia, che poi al di là dell'Italia siamo tutti cittadini del mondo, siamo tutti viaggiatori, con questo piccolo gesto creativo potremmo fare la nostra parte per distribuire questa abbondanza di amore che in realtà c'è, è dentro di noi, è fuori di noi. E quindi grazie a tutti, e continuiamo questo fantastico viaggio negli Stati Uniti. Grazie, Deb. Grazie mille, Beatrice e Luca. Ciao. Ciao.